Oggi inizieremo con un'intervista a Salvatore Bono, professore emerito dell'Università di Perugia, sulle vicende della guerra da corsa sia in Mediterraneo che in Adriatico, e sonderemo i collegamenti che potrebbero giungere addirittura fino ai giorni nostri. Salvatore Bono, benvenuto a Traccia, professore. Sì, buongiorno a voi. Guerre corsare nel Mediterraneo, una storia, incursione, arrembaggi e razzia. Questo è il titolo del libro edito da Il Mulino, il suo libro appunto edito da Il Mulino. Sì. Ecco, professore, intanto abbiamo qui millenni di guerre corsare nel Mediterraneo. Sì, io ho voluto sottolineare già nel titolo questa varietà di situazioni, di tipologie e anche il percorso nei secoli. Perché le guerre corsare si possono già rintracciare dall'antichità, nel Medioevo. Nel libro tratto specialmente di quelle degli ultimi secoli, diciamo l'età moderna, ma il fenomeno è proprio radicato nella storia del Mediterraneo, anche in rapporto alla stessa geografia. Era un mare relativamente facile da navigare, pieno di isole, di possibilità di nascondersi, cioè tutto ciò che serve e che facilita la tecnica corsara, che si basa sulla sorpresa, sull'attacco imprevisto dal quale è più difficile difendersi o sfuggire. Infatti dopo parleremo anche molto di Adriatico e delle isole dell'Adriatico, sì, che è andato a rifugio a tanti corsari. Ecco, però qui si parla molto, ricordo ancora il titolo del suo libro, Guerre corsare, sì, nel Mediterraneo, professor Bono, qui si parla molto di barbareschi, cioè delle tre reggenze del Maghreb, Algeri, Tunisi e Tripoli, e come però unanimemente possiamo dire viste in Europa come covi di pirati, quindi delle popolazioni riverasche del Nord Africa, professore. Anche il termine pirati, io però, stesso molti anni fa, diversi anni fa, nei miei primi scritti parlavo di pirateria nel Mediterraneo, poi mi sono corretto, perché il pirata è colui che agisce fuori dalla legge, no? E quindi si attira su di sé molto più risentimento, odio, disprezzo, eccetera. E il corsaro invece svolge questa attività legalmente, c'è un governo che gli ha dato un'autorizzazione. E in effetti, in concreto, addirittura lei parlava dei magrebini, i magrebini erano essi stessi uno Stato, quindi era un'attività corsara gestita dallo Stato, ma dall'altra parte io come storico vedo i Cavalieri di Malta come uno Stato corsaro. E poi parleremo anche, diciamo, dei pirati dell'Occidente, ecco, insomma, dei corsari, anzi dell'Occidente. Ecco, quello, insomma, che ho cercato di dire io in questo volume, anche in saggi e lavori precedenti, ma con sempre più chiarezza viene anche acquisito e condiviso questo concetto, che è una tecnica di guerra diversa che la esercitano varie parti. Non è che sono i musulmani o quelli dell'Adriatico o quegli altri cattivi o gli scocchi, è una tecnica, è un modo di combattere che è stato esercitato dagli uni e dagli altri a reciproco svantaggio, con reciproco danno, con varietà di conseguenze che poi, di cui possiamo anche fare cenno se ne abbiamo modo e tempo. Ecco, questo che adesso viene sempre più condiviso è questa reciprocità, varietà e conseguenze comuni. La principale conseguenza è la cattura degli esseri umani, perché sì, mentre nelle guerre corsare, nell'attività corsara atlantica, quella che è più nota, no? Quando si pensa ai corsari, i ragazzi, i libri, i romanzi, la fantasia e i grandi corsari dell'Atlantico, del Mar dei Caraibi, certo lì c'erano i galeoni pieni d'oro, nel Mediterraneo non ci sono stati mai tante ricchezze. La migliore ricchezza, la più accessibile, era quella umana, cioè catturare persone e farle schiave. Questo però, allora dobbiamo andare, appunto, torniamo nel Mediterraneo e vediamo un attimo gli assalti alle città. Ce ne sono stati tanti anche da parte dei turchi, soprattutto in Italia, ma non solo. Sì, sì, gli sbarchi e le incursioni sono state da parte, diciamo genericamente, musulmana, no? Allora, o ottomani, dall'impero ottomano, nell'Adriatico specialmente, a cui lei giustamente vuole che facciamo più riferimento, ci sono state delle incursioni famose, 1566, tutta la flotta turca è entrata
specialmente ha molestato città dell'Abruzzo, località abruzzesi, e non a caso il 1566, l'anno prima, l'impero ottomano, i turchi non erano riusciti a conquistare Malta, quindi avevano anche bisogno come immagine di fare sentire la loro potenza. E hanno appunto... poi dovremmo ricordare anche qua il massacro di Otranto, quando sono stati uccisi, mi pare, 800. Quello è antecedente, è 1480, sì. Quindi siamo nella fase ancora finale del Medioevo. Comunque, certo, era già l'impero turco, avevano conquistato Costantinopoli, era diventata Istanbul, sì, sì. E la poi, mia specialità sì. È più per l'età moderna, quindi sono portato a ricordare le cose più dopo, comunque giustissimamente. Poi c'è un'altra penetrazione turca importante nell'Adriatico nel 1620, e sempre l'intera flotta, quindi, e poi 1638, però questa è invece un episodio di rivalsa veneziana, quindi a un certo momento dai primi decenni del 600 riusciamo un po' a fermarli, a contrastarli, e indubbiamente l'Adriatico è tutelato da Venezia, quindi c'è stata questa presenza, ma le coste tirreniche o le isole hanno subito molto, ma molto di più. L'Adriatico era pur sempre difeso e tutelato da Venezia, però aveva al proprio interno dei corsari minori, ma nelle proporzioni dell'Adriatico più attivi. Più famosi sono i Cuscocchi, no? Sì, appoggiati dagli Asburgo contro Venezia, sì. Quando Venezia era in pace col turco, poi soprattutto, perché ogni tanto c'è un periodo di pace. Sì, sono un po', veramente, se ne potrebbe parlare a lungo, perché sono visti come corsari, addirittura c'è chi li denigra molto, pirati, cattivi, crudeli, cioè, ecco. E poi invece da parte di studiosi croati, cioè dalla parte loro, li vedono anzi come degli eroi, dei coraggiosi, eccetera. Quindi questa è l'ambiguità, o meglio la variabilità dei punti di vista. Indubbiamente hanno combattuto sia contro i turchi sia contro i veneziani, contro altri, diciamo, europei. E questa la loro, però la loro vicenda è relativamente breve, va dal 500, primi decenni, e poi si spegne nei primi decenni del 600, insomma era più forte Venezia la loro storia è breve nel tempo. Sì, ne ha parlato anche Paolo Sarpi e anche altri famosi scritti appunto riguardo gli Uscocchi. Comunque fu una guerra veramente all'ultimo sangue fra Venezia e gli Uscocchi. Ma poi ci sono stati individuati dei corsari a Dulcinio fra Montenegro e Albania. Sì, 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 alla fine della costa del Montenegro. Questa città è poco nota. Addirittura io come studioso ho raccolto del materiale, dico, ma prima o dopo devo scrivere qualcosa, perché si è scritto pochissimo. Forse hanno scritto in quei paesi, avranno qualche cosa in più, poi noi abbiamo difficoltà di contatto, di lingua, ma si saprebbe, ecco, credo che c'è poco. Invece erano attivi e abbiamo in Europa molte testimonianze di europei catturati e portati a Dulcinio. Anzi, uno dei miei primi incontri con questo tema è stato di ritrovare un opuscolo, non avevo neanche finito l'università, che raccontava la storia di un bolognese a servizio di Venezia sulle navi, era stato catturato e portato a Dulcinio e poi a Tripoli. Tripoli conoscevo bene dov'era, anche perché è la città dove sono nato, la mia famiglia e così via, poi insomma Tripoli è nota. E invece questo Dulcinio, anche quando ho cominciato a parlarne ad altri studiosi, così, non si conosceva proprio questo nome. Adesso già sono vari libri in cui lo scriviamo, eccetera. E, erano importanti, però anche la loro vicenda è stata relativamente breve, un certo periodo. Nel 700, già dopo i primi decenni, finiscono così. Ecco, ma parliamo anche, ne accennava prima, professor Bono, di corsari cristiani contro cristiani. Ah, certo. Prima parlava dei cavalieri di Malta, ma c'erano anche quelli di Santo Stefano in Toscana. Sì, certo, sono i due ordini cavallereschi, militari e marittimi, con molta similianza fra di loro.
e anteriore quello dell'ordine di Malta, i Maltesi o Melitensi anche si chiamano dal nome latino Melita. I Cerosi e i Mitani, no? Poi tra l'altro sono quelli, insomma, cioè il primo ordine cavalleresco in Terra Santa fu il loro, seguito da quello templare. Poi i Toscani vengono dopo, l'arciduca Cosimo I che poi li istituisce, però dopo hanno anche loro una storia molto molto attiva, e sia i Cavalieri di Malta sia i Cavalieri di Santo Stefano svolgono azioni piratesche contro il mondo musulmano e soprattutto magrebino, ma con la stessa ferocia, con la stessa indiscriminatezza, cioè catturano donne e bambini, e questo non lo dicono le fonti loro o di qualche storico di parte, no, lo dicono le loro fonti, se noi leggiamo i loro libri, io molte volte ho riportato pezzi, si vantano di questo. Ma attaccano anche navi veneziane, poi tra l'altro sempre quando i veneziani non sono in guerra col turco, quindi i veneziani vorrebbero la pace col turco a volte, sì. E loro insomma anzi attaccano sui veneziani, che i turchi creano un po' che problemi, lo stesso problema anche che abbiamo visto con Duscocchi. Ma professore, perché appunto soprattutto torniamo ai magrebini, sì. Insomma, quindi le tre regenze, Algeri, Tunisi e Tripoli, perché sono entrate proprio quasi nell'immaginario, no? Che fanno così paura? Sì, effettivamente diciamo che sono più rappresentativi, perché mentre per l'impero ottomano si possono raccontare tante altre cose, no? Cioè c'è altri aspetti della loro potenza, della diplomazia, questi tre staterelli, stati barbareschi, che poi però Algeri era anche molto, molto forte, molto importante nel 500, l'aspetto che ha visto l'Europa era questo della guerra corsara, gli sbarchi, il nostro motto di salvezza, di richiamo, mamma li turchi, no? Ecco, tutto questo è rimasto nella tradizione, nell'immaginario più forte. Poi chi studia questi paesi vede che in realtà questa era una delle loro manifestazioni. I paesi poi avevano una loro economia anche agricola, erano lo sbocco commerciale, i traffici del Sahara, cioè questa immagine di noi, questi non sanno fare altro che questo, sono solo cattivi, crudeli. Insisto su questo fatto perché nel mio libro lo dico nell'ultimo capitolo, oggi sì. Certi studiosi americani, statunitensi, che poi vogliono rispecchiare un atteggiamento politico, cioè di ritrovare nella storia i precedenti della barbarie dei musulmani, no? Degli arabi, e quindi ripescano la guerra corsara non come una realtà del Mediterraneo praticata dagli uni e dagli altri, in misura in effetti paritaria, se si va a vedere il numero, se si vede il numero degli schiavi, erano molto più gli schiavi musulmani in Italia e in Europa, mezzo milione, un milione, di quelli che erano nel Maghreb. Però certo nel Maghreb faceva effetto, perché 10.000, 20.000 del Maghreb erano mezza città, da noi c'erano grandi città, c'erano milioni di abitanti in Italia, in Francia. Quindi non si faceva caso. Professor Bono, un'ultima domanda. Il suo ultimo capitolo, appunto, dove lei accenna queste cose appena dette, però parla anche del silenzio degli storici. In breve, professor Bono, perché il silenzio degli storici? Effettivamente dal punto di vista della quella che oggi diremmo la pubblicistica, se ne parlava perché c'era il lamento, c'era l'accusa, eccetera. E gli storici si sono invece avvicinati più tardi. Io lo imputo al fatto che se si parlava di corsari e di schiavi, alla fine veniva fuori che c'erano anche da noi, che quindi non si è voluto parlare della schiavitù. Io ho scritto dei saggi, proprio dei volumi in cui c'è un capitolo, una storia taciuta, la schiavitù, che era la conseguenza principale e anche il frutto principale dell'attività corsara. Non se ne parlava proprio perché c'era il rischio alla fine di dover dire sì, però l'abbiamo fatta anche noi, perché una via di liberazione, di ritorno alla libertà degli schiavi era lo scambio. E come lo scambio? Allora vuol dire che anche noi ne avevamo in mani nostre, e non è che in mani nostre ci arrivavano, sì, qualcheduno arrivava perché naufragava sulle coste dell'Adriatico, del Tirreno o così via, ma ci arrivava perché li andavamo a catturare.
c'era una così, una vergogna reciproca, perché in parte ne hanno taciuto anche i musulmani, questo è interessante, io in qualche mio volume, in qualche che loro lo sanno bene, però gli storici più moderni hanno introiettato la nostra accusa e quel senso di vergogna, per cui poi dicono no, ma non era una cosa importante, non è vero, non era tanto. Io fossi uno storico magrebino, io come alcuni miei colleghi magrebini se ne vantano, cioè dice eravamo brava gente di mare, coraggiosa, capace, come voi avete avuto i cavalieri di Malta, noi abbiamo avuto i corsari a Tunisi o Algeri, senza... Professore, senza purtroppo dobbiamo chiudere, comunque torneremo a parlarne con lei se è disponibile, perché è molto interessante anche il discorso della e sulla schiavitù, assolutamente. Bene, ringrazio Salvatore Boni, professore emerito dell'Università di Perugia, dove appunto insegnava storia, storia del Mediterraneo. Certo, ecco, quindi avremo modo sicuramente di tornare sull'argomento. Guerre corsare nel Mediterraneo, una storia incursione e rimbalzi razzie. Il Mulino Editore, grazie al professore Salvatore Bono. Grazie a voi.